Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Cristiano Andretti, allenatore del Futsal Cirie Fiano. Oggi un'amichevole contro il Top 5 in vista di questa ripresa del campionato di lunedì contro il Pianezza. Che cosa ti aspetti da questo giorno di ritorno, visto che l'andata non è andata proprio come le aspettative? Beh, certamente dei risultati migliori con le squadre che secondo me sono, hanno un grado più basso di noi per quello che riguarda quantomeno la parte tecnica. Sicuramente non siamo riusciti a fare un richiamo atletico perché non avevamo disponibilità della palestra e con due allenamenti sarà molto difficile carburare da subito. Certamente faremo un giorno di ritorno migliore e andremo, credo, con buone possibilità a farci i playoff per salire in C1. La società è stata chiara sugli obiettivi di inizio stagione. Credi che se questi non arriveranno la tua posizione potrebbe essere a rischio? Direi proprio di sì, credo che sia già a rischio con la partita di lunedì, nel senso c'è stato un incontro prima di Natale, la società ha chiesto i risultati, i giocatori si sono detti disponibili a seguirmi senza nessun tipo di problema. Qualche problema ce l'ho io probabilmente a spiegarmi, vista anche l'amichevole di stasera, sia nel momento che come stare in campo. Sicuramente da lunedì si cambia la musica e ci saranno parecchie novità per quanto riguarda i convocati. Marco Anastasio, giocatore del Cirie Fiano. Oggi una partita amichevole contro il Top 5, tu sei giovanissimo, il più giovane di questo gruppo. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Un'occasione per crescere e chissà per arrivare anche più lontano? Ma io non mi aspetto niente, ancora sono appena arrivato, quindi ho sempre giocato calcio a 11, quindi adesso è una cosa nuova per me, però sono in un buon gruppo e quindi sono bravi ragazzi, quindi mi diverto io. Cioè, quello che riesco è quello che viene. Quali sono le differenze che hai notato in questo passaggio dal calcio a 11 al calcio a 5? Il gioco è più veloce, c'è sempre movimento e quindi bisogna essere veloci con le gambe. Questo è tutto, si corre sempre, non come nel calcio 11 che bisogna mantenere la zona del campo, invece qua è sempre possesso di palla e bisogna usare la tecnica e la testa. Samuel Tassone, giocatore del Top 5, sei passato dall'Eurosporting a questa nuova squadra durante il mercato invernale, come ti trovi e quali sono i tuoi obiettivi con questa nuova maglia? Ma in questo momento mi trovo molto bene, ho trovato un gruppo molto, molto buono, sono compagni molto, che mi aiutano molto e spero di dare il meglio di me grazie anche al gruppo che ho trovato qua. Fabio Morello, giocatore del Top 5, cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione che partirà sabato prossimo contro l'ST? Ma l'obiettivo è cercare di arrivare ai playoff come ci eravamo prefissati. E con l'aiuto adesso qua di Samuel e i nuovi innesti potremmo benissimo arrivare ai playoff. Un quarto posto dovremmo rientrare. Quali sono secondo te le squadre che possono contendervi questo posto e quindi il raggiungimento dell'obiettivo playoff? Ma ci sono parecchie squadre, c'è l'Eurosporting che comunque è sempre lì che punta ai playoff, poi c'è il Pinerolo, ci sono i Bassotti, ci sono parecchie squadre, quindi sarà anche dura rientrare nella zona playoff, però secondo me ce la faremo.